cristallini e cristalline, nel video di oggi, come leggete dal titolo, andremo ad aprire le buste surprise di Tiger. Questa volta le ho prese in un altro posto perché, come sapete, mi sono trasferita al nord, quindi io spero tanto in queste buste perché vedo tantissime persone che prendono le buste surprise in vari negozi qua al nord. Sono super, iper, mega bellissime, senza cose rotte, con solo cose di Tiger. Quindi io spero veramente tantissimo in queste buste. Allora, qui non c'era scritto se era per bambini, bambine, adulte, maschi, femmine, niente. Quindi direi di iniziare. Metto un po' più distante la busta e vediamo. Già vedo una cosa che esce. Quindi vediamo se non l'hanno spillata, perché sembra di carta. Ok, allora riesco a uscirne una piano piano, visto che questa è la prima. Ok, un ventaglietto. Non mi fa impazzire, però se non altro non è rotto, il che mi va anche bene. Cioè, con tutti i ventilatori che costano pochissimo, non so chi è che è ancora. Tra l'altro neanche lo posso mettere in borsa. Magari riuscirò a farci qualcosa con questo, non lo so. Va bene, non mi lamento, c'è di peggio, l'abbiamo visto nelle scorse buste. Ora l'ho aperta a metà proprio per non vedere cosa c'è dentro. Io spero che non ci siano quelle specie di vermiciattoli che per adesso ce l'ho sempre. Questa è una mascherina, giustamente ora che l'obbligo delle mascherine è passato le regalano così. Credo che sia... tra l'altro ha la misura M, che a me andrà sicuramente bene, perché le classiche mascherine per me sono un po' grandine, quindi ok. Va bene, io le utilizzo ancora, quindi ok. Poi, vediamo se c'è qualcosa di duro. Qualcosa di... che è questa cosa? Non riesco a capire. C'è qualcosa di morbido. Ma che... c'è, ecco appunto, come vedete, oltre il ventaglio. Oh, ma funziona, è bellissimo. Cioè, il fatto che funziona, vediamo. Sì, proprio a prova di bambino, perché non si ci fa male a toccarlo. Bene. E ok, immagino che queste siano delle rimanenze delle collezioni dell'estate. Non ho fatto tanto caso alle collezioni per ora di Tiger, perché sono stata parecchio occupata. Però va bene, c'è, carino, funziona, fa un rumore tremendo. Però funziona. Cioè, se non rimane bloccato, funziona. Ok, poi vediamo cos'altro c'è. Ah, sento qualcosa di duro, ma non so. Cioè, sembra la stessa cosa. Allora, che li trovassi in due buste prese nello stesso posto mi andava bene. Ma, cioè, ok che ho due mani, ma secondo voi io mi metto a fare così da tutte e due? Cioè, no. No, questa cosa non mi piace. Va bene, non è rotto, ma due cose uguali nella stessa busta, ma anche no. Vabbè. Cioè, io non sento altro. No, c'è una cosa. Ok, uno scoccino. Questo mi piace, forse è la cosa migliore che ho trovato qua dentro. C'è altro. C'è qualcos'altro. Un altro scoccino. C'è altro. No. No, niente, non c'è altro. Allora, consideriamo che ho pagato la busta 4 euro. Ora, io non so il prezzo di questi. Penso, anche se mettessi tutto, 1 euro. 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro. Gli scoccini, non lo so, perché a volte li vedo a 2, 1 euro, a volte a 1 euro l'uno. Credo siano tra l'altro della stessa collezione. Carini, cioè... Niente di che, come busta poteva essere meglio, poteva essere peggio. Cose inutili, sì. Cioè, nel senso, a parte lo scotch e la mascherina, queste cose non le userò mai, proprio mai nella vita. Quindi ok, ora io ho il terrore per
l'altra busta, perché le ho prese nello stesso posto. Ho cercato di prenderne due, ho detto magari sono diverse, vediamo se qua le cose funzionano in modo diverso, ma vedendo che ho trovato due di questi nella stessa busta, ho paura che qua dentro ci sia anche di peggio, nel senso, magari. Sono attenta alle spille a non tagliarmi. Ok, leviamo queste cosine. La busta qua e vediamo sempre una. Aia, mi sono punta su qualcosa che non so cos'è. È questo? No, vabbè. Se non altro è di una forma diversa. Funziona quasi anche meglio. Niente, a forma di gelatino. Mi sono quasi tagliata con queste punte. Come ho già detto, io queste cose non le uso. Spero che non ce ne sia un'altra in questa busta. Cioè, due buste già ne ho trovati tre. Oddio, cos'è questa cosa? Decorazioni di carta. Sì, semplici decorazioni di carta riutilizzabili, molto carine. Cioè, potete decorare con queste decorazioni carine. Non credo che le userò mai così. Probabilmente ci farò qualcos'altro, le riciclerò in qualche modo, ma ok. Poi vediamo un foglietto, una cartolina. Ah, buon compleanno! È un. Cioè, non hanno neanche più le. Prima io trovavo le bustine, non so se vi ricordate le. Le cartoline d'auguri, diciamo così, così non le avevo mai viste proprio a cartolina cartolina, ma va bene, carina, cioè sempre utili, visto che a me piace mettere i bigliettini nei regali, quindi questo potrebbe essere una cosa carina. Tra l'altro il disegno è molto carino. Ora vediamo se c'è altro. Sento qualcosa di plastica, no, no, no. Ragazzi, io sento qualcosa di plastica e sento le stesse cosine morbidose di quelle alettine. Va bene. Cosa sei? Credo che sia un 20. Ma è tipo un feltro, ma che è? È super morbido. Bene o male è la stessa versione di quelli, però elettrico. Già mi piace di più. Carino. Sì. Vediamo se c'è altro in questa adorabile busta. Sento volare altro, ecco. E infatti, i due scoccini anche qua. Quindi la regola del non prendere due buste vale anche qui. E poi, perché. Scusate, non ho capito. Scusate. È una cosa questa? Busta soffietta? Ventilatore portatile. Ah, ho capito. Cioè, questo doveva essere di qua probabilmente. Se mi dicono ventilatore portatile. Ok, c'è altro? Non c'è altro. Va bene. Allora, anche qui io non so il prezzo di queste, ma penso che sia i 4 euro ci siamo anche qua. Ora, io non so perché nei video delle altre ragazze e ragazzi vedo persone che trovano penne, colori, quaderni, tutto. Le cosine di Tiger più carine, pennelli, di tutto. Anche i washi, sì, di questi sono contenta, però veramente tantissime cose di tantissime tipologie, soprattutto la cartoleria, che è quella che io adoro di più. Adoro appunto trovare penne, matite, tutte queste cose così, anche perché se non le uso io, le usano o le mie sorelle o comunque cuginetti, eccetera, eccetera, quindi non vanno comunque buttate, le preferisco, ma va bene.
Allora, qui mettendo un euro l'uno, un euro. Anche qua arriviamo ai 4 euro. Userò questo. Cioè, forse come busta preferisco questo perché riesco a usare sia lo scoccino che la cartolina, che la carta. Questo bene o male è elettrico, se non altro. Lo aziono un attimo, si dà un attimo di sollievo, anche se io sono più team mega ventilatore o condizionatore, ma ok. Non mi sono piaciute queste. Cioè, preferisco questa, ma per niente soddisfatta neanche questa volta. Probabilmente ci riproverò perché io mi conosco, nonostante ho già buttato soldi così, perché è buttare soldi. Eh sì, per gli oggetti che ci sono non sono stata per niente fortunata. Sono certa che la prossima volta lo rifarò perché la mia curiosità nelle buste nel sapere cosa c'è è più forte, nonostante poi alla fine si trovino queste cose. E va bene, spero che almeno il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!